Volevo parlarti un attimo di paste e di glutine. In questo video volevo farti una riflessione su quello che sono le paste comunemente messe in commercio. Quelle più scadenti, non so se lo sai, ma vengono essiccate in pochissime ore, si parla di 3 o 4 ore, anche arrivando a temperature oltre i 120 gradi. A queste temperature si nascono delle tossine, si liberano le tossine, quindi una volta che vai a nutrirti di queste paste, invece di avere delle proprietà benefiche per il tuo corpo, praticamente introduci delle cose che non vanno bene. Ecco che forse non è solo colpa del glutine. Volevo presentarti queste paste qua, che sono la pasta di farro di cocco e la pasta di farro monococco, sempre biologiche, di Panela. Praticamente queste qua sono paste. Il farro devi sapere che è uno dei cereali più antichi, praticamente è un lontano parente del frumento ed ha il glutine. Niente di male perché queste paste sono essiccate a 40 gradi per 36-40 ore. E quindi la bassa temperatura di essiccazione fa sì che tu, quando vai a metterle nel piatto, sei sicuro che le hai cotte una volta sola e quindi le cuoci per pochi minuti a 100 gradi nell'acqua. Invece, quando prendi pasta scadente, pasta di basso livello, non ne parliamo se non è biologica, perché vuol dire che ha anche pesticidi dentro, e vai a mangiare una pasta che è già cotta la prima volta per essiccarla e la seconda volta la cucini in pentola praticamente, quindi diventa più difficile da digerire. Negli anni, nei mesi, negli anni, quando mangi paste scadenti così, praticamente diventi intollerante. Ecco che forse, ma dico forse, poi dovrai pensare te se questa è solo una mia supposizione, non è solo tutta colpa del glutine. Con questo ti saluto, clicca mi piace se ti è piaciuto questo video e diffondi questo mio concetto e se ti piace il canale iscriviti su Giovanni Nani TV.